Il viso parla di noi, di quello che siamo stati, di quello che siamo e che vorremmo essere. È l'immagine di una persona, non un semplice volto. Un'immagine che risente degli effetti naturali del tempo, che si possono contrastare con efficacia con trattamenti di medicina estetica o interventi di chirurgia estetica. La prima cosa per capire cosa fare per mantenere un viso fresco senza stravolgerne i connotati è prendere uno specchio ed osservarsi, evidenziare cosa si vuole cancellare o ripristinare, affidandosi a professionisti competenti. Ascoltare in silenzio il paziente, elaborare una diagnosi e informare sono gli strumenti idonei che il medico fornisce al paziente per una decisione consapevole. La decisione finale, la scelta, compete esclusivamente alla paziente e questo sulla base di considerazioni diverse, cioè la sua disposizione o meno ad avere una convalescenza o meno, ad affrontare una spesa economica, ad avere dei rischi, perché ogni trattamento, per quanto blando, per quanto soft, come si dice oggi, può avere delle piccole complicazioni. Per esempio una piccola ecchimosi, che nella stagione estiva, quando uno vuole, diciamo, avere una vita libera al sole, può rappresentare un piccolo problema. Quindi la scelta della paziente deve anche e soprattutto discendere da un'informazione, oltre che completa, anche corretta. La medicina estetica prevede trattamenti meno invasivi che vanno ripetuti nel tempo e con effetti di correzione più blandi. La chirurgia fornisce risultati più stabili, definitivi, maggiormente correttivi. La prima è indicata per correzioni su visi più giovani e meno segnati, la seconda quando i volti sono molto caduti, si sono persi i volumi e la pelle è rilassata. La medicina estetica fa, non è che sia acqua fresca, e quindi nella medicina estetica noi dobbiamo distinguere, diciamo, quella correttiva, per esempio l'utilizzo della tossina botulinica che corregge le rughe dinamiche, dei fillers che correggono i solchi e le rughe, quindi correttiva perché corregge, perché concretamente si vede un risultato nell'immediato post trattamento, da quella che invece è una medicina cosiddetta la biorigenerazione, che non è correttiva di per sé ma ritarda i processi di invecchiamento, cioè in altri termini sfrutta e stimola le potenzialità biologiche dell'organismo per deteriorarsi di meno nel tempo. Laser, radiofrequenza, botulino, fillers e PRP, ossia iniezioni di plasma ricco di piastrine. Ampia la rosa delle tecniche adatte a dare una ritrovata luce e freschezza a qualsiasi volto. Il laser e la radiofrequenza sono rivitalizzazioni della pelle con l'utilizzo di apparecchiature meccaniche. La tossina botulinica è impiegata per correggere le rughe del testo superiore, la parte alta del viso. È sempre possibile una certa espressività, ma limitata. Diciamo che quello che viene detto in genere dalle pazienti che vengono dopo il trattamento con il botulino è la loro soddisfazione dovuta al fatto che si sentono dire da amici, da amiche, colleghi, eccetera: hai una faccia più riposata, mi sembri più distesa, più rilassata. I fillers sono punture biorivitalizzanti di acido ialuronico per riempire rughe e aumentare i volumi di effetto immediato, mentre l'acido polilattico, che è uno stimolatore della pelle, agisce nel tempo, ma sono trattamenti che vanno comunque ripetuti ogni 4 mesi. Quindi aumentare i volumi vuol dire ripristinare quello che con l'età viene meno. E anche qui la mia faccia serve ad esempio, cioè un certo vuoto nella parte centrale del volto può essere riempita con i fillers oltre che con il grasso dello stesso paziente, e così le varie rughe, questa volta non le rughe dinamiche ma le rughe statiche, cioè da discesa dei tessuti. E qui la scelta del filler può essere abbastanza allargata, l'importante è utilizzare dei filler di buona qualità, cioè con una certificazione. Le iniezioni di piastrine migliorano la qualità della superficie della pelle. Si tratta di un prelievo del proprio plasma che va reiniettato. La quantità di sangue è irrisoria. Esistono dei procedimenti certificati che ovviamente garantiscono la sterilità di tutta la procedura e che si risolvono poi nell'effettuare delle minime punturine con gli stessi aghi, che anzi più sottili di quelli che si usano per inoculare i fillers. Fondamentale valutare l'equilibrio psicologico di chi si sottopone a un trattamento estetico, sia chirurgico che medico. Può provocare infatti dipendenza e necessità di un'adeguata programmazione anche economica.
Chi si rivolge al medico di medicina estetica o al chirurgo plastico, come sono io, può appartenere a diverse categorie. La prima è la categoria delle persone che non hanno mai accettato la loro immagine corporea. E questo riguarda soprattutto la chirurgia estetica, per esempio pazienti che hanno una gobba importante del naso. La seconda categoria sono invece i pazienti che hanno accettato e sono nostalgici della loro immagine corporea e che ci si rivolgono perché vogliono ripristinarla, quindi sono i segni di invecchiamento e di questi pazienti possono usufruire della medicina estetica o della chirurgia estetica. Quindi la psicologia è alla base della richiesta ed è molto importante che il chirurgo o il medico abbia una sensibilità particolare. Si ricerca una bellezza immaginifica che si ispira a modelli standard o si punta al mantenimento di un aspetto naturale? Se la sua domanda maturità è relativa al maggior desiderio e convinzione che la bellezza sia naturalezza, non ne sono del tutto convinto. Ne sono convinto solo qua, dove lavoro io, per le cose che faccio io.